Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 28 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Contrariati, ma con un escamotage. Sarà perché è il giorno della memoria e voi alla storia siete sensibilissimi, infinitamente quando comporta ingiustizie e atrocità come quelle che hanno coinvolto l'Europa negli anni neri del nazifascismo. Un vocabolo che già vi fa rabbrividire e rizzare i capelli in testa, perché non è mai finito e gli episodi che si vanno accendendo nel mondo ne sono la triste riprova. Che andiate a rievocare al binario 21 o direttamente coi vostri alunni nei luoghi della memoria, il viaggio in treno per non dimenticare, il vostro pensiero corre sui binari del passato, non solo quello storico-sociale, anche il vostro personale, le storie di famiglia. Il ricordo di persone ormai uscite di scena. È questo l'effetto della coppia Mercurio-Plutone in quadratura al vostro segno e in simultanea anche alla Luna, che dall'ariete battagliero vi guarda con aria ostile, chiedendovi più decisione e più slancio. Doveroso avere un'opinione e schierarsi dalla sua parte, le mezze misure, il piede in due scarpe non macina più, il qualunquismo diventa ipocrisia. Nonostante l'irritabilità godete di ottima salute e oggi, con Venere passata in sesta casa, ne avrete la riprova anche allo specchio, bellezza e benessere continuano a fare il paio. La coppia e l'amore appaiono stabili e fortificati, anche se apparentemente ci sono piccole crepe, l'edificio è al sicuro e ben solido. Solo i progetti potrebbero essere ritardati da una certa noia e monotonia che potrebbe attraversare la coppia che però resterà solida. Inviti di amici a feste, inviti da parenti, cene, pranzi, colazioni possono allietare la coppia. I single avranno molto da fare partecipando a feste e cerimonie, le conoscenze potrebbero esserci ma non esaltanti. In ogni caso metteranno tanto impegno nel consolidare la loro immagine che costituirà una profonda attrattiva in seguito. Buone nuove per voi da un amico, una buona notizia e un buon inizio di giornata. Potreste essere interessati a una nuova situazione a cui potreste pensare di dedicare una buona parte delle vostre risorse per avviare un nuovo progetto o per perfezionarne uno in essere. Se qualcuno intrattiene una relazione clandestina, cercate di mantenerla quanto più segreta possibile, i pianeti potrebbero tentare di mettere alla luce ciò che è nascosto. Una persona del vostro passato potrebbe irrompere improvvisamente di nuovo nella vostra vita. Ma questa volta a fare danni più dell'ultima volta. Il lavoro andrà molto bene. Sarai stimato e ammirato, anche dagli amici. Le comunicazioni saranno importanti. Favoriti viaggi o spostamenti anche brevi. Oggi avrete la possibilità di portare a compimento alcune cose che davvero ritenevate impossibili. Marte vi restituisce la vostra naturale grinta e recupererete fiducia nel prossimo ma soprattutto nelle vostre capacità. Oggi con il partner c'è profonda incomprensione, per i single invece sembra una giornata piatta e noiosa. Ma niente paura, la serata vi riserva qualche sorpresa e per qualcuno anche un incontro importante. Sentite le farfalle allo stomaco quando lo, vedete? E allora, Cupido ha bussato alla vostra porta. Non fatelo attendere. Siete troppo gelose, moderatevi e cercate sempre di capire le ragioni degli altri e non aggreditelli. In fondo può capitare a tutti di sbagliare e il perdono è dovuto e sacrosanto. Cordialità comunicativa e competenza brillante, in mostra in piacevoli conversazioni. Contare sulle persone che si amano è importante e bisogna farlo sempre, specialmente quando ci sono di mezzo i sentimenti. Lavorando assiduamente con le persone che vi sono vicine, potreste raggiungere degli ottimi risultati. Novità e soddisfazioni in campo professionale. Il cielo mostra un andamento sempre più verso il meglio dal momento che avete sia Marte che il vostro pianeta nome tutelare, Saturno. In posizione astrologica stupenda, in modo particolare però se siete nati nella bilancina terza decade. Si annuncia in generale per tutti una fase di ottimismo e di fortuna, oggi maggiormente enfatizzata dal transito del Sole nell'amico segno dell'Acquario. Giornata no questo sabato, specie per chi ha un'attività in proprio che non gira.
anche tra soci e con i colleghi sotto tiro della Luna all'opposizione in quadratura a Mercurio e Plutone c'è parecchio da discutere, parole inutili che vi fanno perdere energia e mordente senza insegnarvi qualcosa di più di quanto già non sapevate. Complicazioni anche col partner o in famiglia, genitori o suoceri pesanti non fanno che incupire una relazione già piuttosto tormentata. In compenso la salute è uno splendore e nonostante con i dolci vi siate fatti fin troppe concessioni la pelle è morbida e compatta e i capelli setosi, insomma sul vostro arsenale di conquista nulla da ridire. Tanto più che dimostrate almeno 10 anni in meno dell'età anagrafica registrata sui documenti. Se non fosse reato varrebbe la pena di barare. Amore ed Eros. Partner subito su di giri, specie se innervosito da vecchie questioni che tornano a galla per turbare l'intesa riportate a galla da episodi apparentemente estranei o da discorsi innocui solo di facciata. La suocera pettegola, la cognata maliziosa sanno dove colpire e lo fanno con chirurgica precisione. Antiche ruggini e stupidi rancori vengono al pettine, ma non è detto che riusciate a risolverli, a meno che il tempo non vi abbia resi più saggi di un guru indiano abituato a lasciar fluire le cose osservandole col doveroso distacco. Pantarei, tutto scorre, diceva Eraclito. I single del segno sono avvertiti, si preannunciano giornate di conquiste e passione che vi faranno sentire molto più giovani di quanto reciti la carta d'identità. Attenti solo a non scatenare gelosie. Venere, vostra paladina per governo primario della bilancia, non vi assiste più trovandosi nel segno dei pesci a partire da oggi, specie se siete nati nella prima decade. Fate attenzione a non essere fraintesi e vagliate sempre le vostre proposte, i consigli verso la persona amata, le richieste di attenzioni. I nati nella seconda decade, invece si avvicinano alla loro dolce metà con spirito gioioso e un atteggiamento comprensivo e intelligente. La fortuna è dalla loro parte. Lavoro e denaro? Difficoltà per chi tratta affari o è chiamato a risolvere, in veste di legale o notaio, questioni complesse riguardanti le vite altrui. Pesantuccia la giornata anche per i lavoratori della sanità alle prese con il pronto soccorso, più attivo che mai tra malanni invernali e capitomboli sulla neve. Sereno invece chi lavora alle dipendenze senza grosse responsabilità, addirittura estatici gli artisti che oggi trovano finalmente l'ispirazione tanto attesa. E una giornata favorevole per intrecciare nuove relazioni professionali che torneranno utili in futuro. In una questione per voi importante, troverete alleati che vi aiuteranno a far valere le vostre idee. Tenete un attimo a freno la spada della giustizia che freme e vuole essere agitata da voi oggi in ufficio. Prima di intervenire in una situazione di scontro, è opportuno che, mentalmente raccogliate tutti gli elementi che sono coinvolti. Poi giudicherete con equilibrio e calma. Saturno e Marte vi aiutano ad agire con grande saggezza e lucidità di giudizio. Benessere. Sani e belli, se qualche problemino c'è stato, soprattutto a livello digestivo metabolico finalmente ne uscite ritrovando il peso forma e un diverso approccio, più salutista rispetto al piatto. Importante anche il sonno, non solo per quanto riguarda la durata, anche l'ambiente ha la sua da raccontare, la stanza non deve essere né troppo calda, né troppo fredda e soprattutto orientate il letto a nord o a est, in linea col magnetismo terrestre. Non sottoponetevi a ritmi esagerati e concedetevi le necessarie ore di sonno. Altrimenti, il vostro stato di salute e anche il vostro modo di approcciarvi alle altre persone ne risentirà pesantemente. Per lei, se dopo una rottura soffrite la solitudine e la casa senza lui vi appare vuota, la soluzione è a portata di mano, prendetevi un cucciolo, vi farà buona compagnia e la sera rientrando avrete qualcuno che vi accoglie festosamente. Per lui, bellocci allo specchio, ma non basta, occorre più tonicità. D'ora in poi l'attività sportiva dovrà rientrare nella vostra vita, estetica e cultura non bastano per fare un uomo completo. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.